Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere una cosa molto carina, ma veramente, non so come dire, è affascinante. Questo qui, che cos'è? È una scatola di legno, ok, con apertura qua e laica. Vi faccio vedere che cosa si tratta. Questa, diciamo, scatola, non che scatola, adesso faccio vedere dentro, veniva adatto alla Leica Diver, cioè un bel po' di anni fa. Beh, che cosa si tratta? Ma guardate, guardate che roba, che roba. Perché? Allora, qua ci sono tre macchine fotografiche, una Leica MP Black Paint, ok, con mirino 0,72. Poi qui c'è il Leica MP cromata con mirino 0,58. Qui c'è una M7 con mirino 0,85. Questa qui si tratta di un kit dimostrativa per far scegliere Leica alla carta. Cioè, qui che ormai non fanno più da ormai credo 4-5 anni e che non si può più ordinare, diciamo personalizzare, perché qua, guardate, questo è il tipo di rivestimento che poteva scegliere il cliente e che desiderava. In effetti ce ne sono un bel po' di Leica alla carta che c'è, cioè, proprio personalizzata, no? Cioè, ad esempio, pelle rossa, marrone, liscia, oppure è una specie di tipo struzzo, oppure questo qui è un coccodrillo. No? Poi questo qui è una zigrinata, cioè godronata, cioè tipo Leica M3 dell'epoca. Poi non solo, non solo. Personalizzazione non era soltanto, diciamo, mirino, tipo di mirino, no? C'era anche la leva che poteva scegliere, oppure la scritta sopra, cioè se uno voleva una scritta completa come questo qui con Leica camera AG o senza niente, bollino rosso, non bollino rosso, no? Ma c'era anche poi cromata, ovviamente, poi anche taratura anche del mirino, cioè c'era anche tantissime cose, poi leva da poter cambiare, poter scegliere, ma c'era anche tantissima opportunità, possibilità, poteva anche escludere alcuni anche il mirino, cioè cornice. Pensate, cioè era una cosa poi attesa, poi poteva anche fare anche una firma. Firma, cioè io voglio questa firma mia e proprio incisa sulla carota, o carota anche dietro, poteva anche fare anche qua scritta. In effetti tantissime macchine e ci troviamo oggi in giro con diciamo nome e cognome anche, no? Che sarebbe carino anche mettere anche Gianni Berengo Gardini, cioè ad esempio Gianni ce l'ha, perché Leica ha preparato una MA nera con scritta Gianni Berengo Gardin rossa, con 50 Summilux, cioè bellissima, cioè proprio quella è un'ufficiale dedicata a Gianni. Poi potevamo fare anche noi, no? Cioè proprio Giordano Suaria, no? Leica MP nera, laccata, no? Cioè va bene, cioè, potevano fare anche queste cose. Bene, vi ho presentato questo kit che è veramente splendida. Capita veramente, cioè una cosa molto rara. Credo meno di 100, credo, cioè parlano 70 esemplari e che abbiano fornito, cioè perché e comunque veniva a costare tantissimo, no? Cioè perché tre macchine fotografiche più un cofanetto di legno, ma fatto così tanto bene,
cioè rivestimento velluto all'interno. Mamma mia, una bellezza, cioè proprio impressionante. Cioè, vabbè, comunque, visto che non c'è possibilità di fare alla carte anche nudo camera, non la teniamo e mettiamo in vendita. Bene, grazie mille dell'attenzione e ci vediamo presto.